ragazzi, come state oggi? Ciao! Davanti a noi abbiamo un nuovo giocattolo che ho scoperto grazie a Davide di Giochi per Bambini e Ragazzi, perché mi ha detto che stava recensendo delle blind bag e quelle che sono piaciute sono questi TLC Critters. Hashtag professionalità, ma vi giuriamo che abbiamo cercato ovunque, non sappiamo assolutamente per cosa stia TLC. Se voi lo sapete scrivetemelo nei commenti. Sono consigliati dai 6 anni in su e questa è la prima serie. E qui, ragazzi, è dove mi è saltato letteralmente un battito cardiaco. Per un attimo ho avuto quella che viene chiamata flatline. Non è più arrivato sangue al cervello e sono rimasta con gli occhi sbarrati. Grazie a Dio ora non potete vedere la mia faccia, ma immaginatela, perché qui c'è scritto sorpresa, quella o quell'altra, emoji. E ancora adesso mi chiedo perché. Dovrei sapere che cosa hanno fatto questi simpatici critters, che sono degli animaletti in bagno, perché sinceramente non mi interessa, ma a quanto pare i giocattoli di oggi pensano che sia super divertente. Andiamo avanti. E qui ci dice: boy or girl, what a surprise, cioè maschietto o femminuccia, quale sorpresa. Quindi, oltre a scoprire che cosa hanno fatto nei loro momenti privati, dobbiamo scoprire anche se sono un maschio o una femmina, e questo sinceramente mi sembra un pochino meno malato, ecco. Puoi dirle Ferdi. Qui possiamo vedere un pochino come saranno gli animaletti all'interno e sembrano adorabili, e qui ci fa vedere che per scoprire se è un maschio o una femmina ci servirà dell'acqua. E qui sul retro c'è una foto stampata malissimo e tutto un po' deformata con, penso, tutti gli amici che possiamo trovare all'interno. A me ovviamente piacerebbe trovare il coniglietto. Ne abbiamo presi 3 da Amazon.UK, perché qui in Italia erano totalmente esauriti. Come al solito, sì, sono blind bag, e lo so ragazzi, voi non ne potete più delle blind bag, e anch'io inizio sinceramente a non poterne più, ma soprattutto inizio a non poterne più di questa, e mi chiedo perché quindi abbiano dovuto aggiungere anche quella per farmi sclerare maggiormente. Tra le altre cose, non ho potuto scegliere i colori, ne sono arrivati 2 viola e 1 giallo, perché il giallo era immancabile, ovviamente, perché che fortuna. Comunque apriamola subito. Tra l'altro non c'è un'apertura facilitata, a mani nude ce la farete mai, detta proprio così. E questa è la scatolina dove si nasconde il nostro primo amico, e come potete vedere è a forma di incubatrice. Anche questa cosa mi inquieta un pochino. Hanno messo anche un finto monitor, 2 buchi per poterlo toccare, proprio come se fosse un'incubatrice vera dove si mettono i bambini. E qui c'è il logo in rilievo, TLC Critters. Avrebbero potuto fare un lettino, insomma qualcosa di meno legata al reparto intensivo neonatale. Qua ci sono le istruzioni. La parte sotto della nostra incubatrice può diventare un lettino, ovviamente stampato come un lettino. È duro come un sasso, quando ci giocate potete immaginare che è morbidissimo, non gli sta distruggendo la schiena. Qui abbiamo la bustina con il nostro amico, e questa: boy or girl, put in water to reveal, quindi maschietto o femminuccia, mettetelo nell'acqua per scoprirlo. Ed è proprio quello che farò. Io spero che sia una femminuccia, io spero in un maschietto. Vediamo, penso che semplicemente oh, guarda, c'è un fiocco, un biberon e un ciuccio. È una femminuccia, evviva! E qui c'è il certificato di adozione, dove possiamo mettere il nome da chi è stato adottato, quindi Dari, le forbice, giusto, la nostra firma e la data. L'idea è carina. Questo è il nostro booklet, che ha degli artwork davvero bruttini, cioè che non sono disegnati benissimo, ma da notare c'è un orso bianco che si chiama Sophie, molto carina, Winston Whiskers, che è un gattino, Lola Labby, cagnolino, Princess Puggles, sempre un cagnolino, Luna Lupsy, che è quella che vorrei trovare io, Pai Pai Panda, che ovviamente è un panda, Pepper Pugsley e Peaches Pow, che è un gattino e potrebbe essere quella che abbiamo trovato noi effettivamente. Una cosa interessante è che hanno deciso di dare, diciamo, un secondo utilizzo al booklet, perché come potete vedere potete scrivere un newborn animal log, quindi è un diario del neonato animale, potete scrivere il suo nome, mettere a che ora gli avete dato da mangiare e che cosa, e se si è ammalato a che ora gli avete dato la medicina. Poi c'è un'altra tabellina molto carina, che è quella dell'umore, e potete segnare tutto qui, cioè il giorno X era triste, felice, oppure aveva sonno, voleva giocare, insomma è abbastanza carino e penso che si faccia anche con i bambini veri. Io non so nulla di infanti, ma nel caso fatemelo sapere nei commenti se avete qualche fratellino o anche qualche figlio, fate qualcosa di simile, tra parentesi che palle. Comunque andiamo avanti. E sempre nell'acqua abbiamo trovato questo bellissimo fiocco viola con dei pois azzurri per il nostro cucciolo, molto carina, un biberon che sembra un pochino di più una siringa, ma va bene, che è squiscioso nel mezzo, così potete prendere
prendere l'acqua, e un piccolo pacifier, che da noi è un ciuccio sempre viola. Mi sta già simpatico questo animaletto perché ha tutto viola. Ok, vediamo quindi chi è. Oh, è la gattina come immaginavamo. Oh, che carina, wow. Allora, l'idea e come sono fatte è abbastanza carina. È una gattina piccolissima, ha anche la sua codina, un pannolino, sono state dipinte bene le zampine, hanno la testa che è squisciosa rispetto al resto del corpo. Oddio, gli stiamo probabilmente spappolando il cervello facendo questa cosa, ma voi fate finta di niente. L'unica cosa è che non è colorato benissimo. Qui c'è qualche problema nella colorazione sull'occhio e anche qui sulle zampette, insomma non è colorato al 100% bene, però il viso comunque fa la sua figura, è molto carina secondo me, e direi che ha comunque il suo perché. Può muovere le zampette in alto e in basso e anche i piedini in alto, così da poterla far sedere. Ed è proprio qui che ci sarà, wow, il mega segreto dello scoprire che cosa ha fatto nei suoi momenti intimi. Ok, togliamoglielo. E qui in realtà, anche senza metterlo nell'acqua, si vede già che cosa c'è sul fondo di questo pannolino, ragazzi, è ovvio. Però ora lo bagno subito e vediamo che cosa compare. Beh, diciamo che non è che sia cambiato moltissimo, nonostante io l'abbia messo nell'acqua gelata, però evidentemente ha fatto quella liquida. Sì, guardate com'è sorridente e contenta. Sì, evviva. Ora che lo so, non è che mi senta molto meglio, vi dico la verità, ma ok. Quindi rimettiamoglielo sporco, perché di ricambio non c'è. Devo ammettere che è abbastanza facile da mettere e togliere. E ora mettiamole anche il suo accessorio, perché in realtà è solo uno. Oh, le tena molto, devo ammettere. Guardate quanto è carina. Oh. E se vogliamo possiamo ovviamente darle il biberon. L'unica cosa che fa, avendo la testa squishy, l'unica cosa che fa è sputare. E neanche tantissimo, come avete visto. Però sì, ovviamente più gli date da bere più sputerà. E diamole anche il suo ciuccio. Oh, è davvero adorabile. È vero, anche se a me non piacciono i bambini, lei è carina. Possiamo rimetterla qui a dormire su questa cosa che in realtà non è morbida, ma facciamo finta che lo sia. Poi chiuderlo all'interno dell'incubatrice, che è un pochino inquietante. Ma ok, possiamo anche toccarlo così. E devo ammettere che da piccola probabilmente li avrei amati, soprattutto perché sembrano avere una casetta. Se avete fantasia, magari potete far finta che questo sia un trasportino. Ok, apriamo il nostro secondo TLC Critters. Speriamo di non beccare doppioni. A me piacerebbe trovare il panda. A me la coniglietta. Vediamo un pochino. Oddio, oddio. Stavamo per farci esplodere tutto in faccia. Mettiamo questo nell'acqua. Che schifo. Il biberon è azzurro questa volta. Penso che quindi sia un maschio. Poi abbiamo il nostro pacifier. Oh, e sono triste. Non ha nessuna fascetta. Gna. E come avevamo immaginato, questa volta è un maschio. Dai colori direi che è questo cagnolino, che è un pug, quindi un carlino. Direi che è quello che mi piace meno in assoluto. Vediamo se abbiamo azzeccato. Oh, è proprio lui, ma devo ammettere che davvero è più carino. È un carlino e guardate, ha questo removibile ma tenerissimo bavaglino, è davvero carino. Mi stanno simpatici i carlini, so che a molte persone non piacciono. Fatemi sapere se vi piacciono i carlini o meno nei commenti. Certo, respirare nei loro panni deve essere terrificante. Lui è colorato meglio della nostra amica. Ha il pannolino azzurro, perché è un maschietto, penso, forse no. Il suo biberon è diverso, è molto più grosso e possiamo ovviamente dargli da bere per farci poi sputare in faccia. Devo ammettere che sono davvero tenero. E possiamo guardare che cosa ha fatto nel suo pannolino. Ragazzi, l'ho bagnato ma si vede davvero pochissimo. E non guardate le mie unghie che sono in quel paese, hashtag professionalità. Però guardate, ha fatto quella liquida, insomma, gialla e sorridente, felice di essere su un pannolino. Mmm, che gioia. E devo ammettere che mi piace davvero molto come sono le sfumature sul suo corpicino. Sono un pochino più massivi rispetto alle LOL, un pochino più massive. Mettiamolo qui sul cemento, anche lui. E apriamo il nostro ultimo TLC Critters. Speriamo che sia il panda. Bene, ho fatto partire tutto nell'iperspazio. Soltanto io posso fare queste cose, ragazzi. Meno male che non mi è colpita. E vediamo se è un maschio o una femmina. Le femmine mi sembrano un pochino più carine dei maschi. Il gattino maschio è carino. È vero, il gattino maschio è carino. Però quello che vogliamo noi sono entrambe femmine. Ah. Oh, guardate, una coroncina, un pacifier. E sì, è una femminuccia. Yeah! Penso che sia l'altro pug, che era una principessa. Per questo c'è questa. Quindi sono sicura che sia un altro pug. Abbiamo fatto la collezione dei carlini. Chi li ama sta contento. Infatti, guardate, è uguale al nostro amico, solamente che è più femminile. Carina, mi piacciono i colori. Ecco le differenze col maschietto. Il maschietto aveva meno ciglia. Per il resto il mold è
identico, cambiano solo i colori. Poi lui ha il bavaglino mentre lei no. Sono carini assieme, vero? Forse preferisco il maschio. Togliamole il pannolino e facciamo questa mega scoperta, ragazzi. Che si vede pochissimo, ma questa volta non è... è quella, è proprio lei, c'era tanto mancata. Si vede proprio pochissimo, eppure l'ho infilato nell'acqua. Ma forse è meglio così, insomma, è quella, sorridente, felice di rivederci. C'eri proprio mancata. Una Maria, guarda. Mettiamole la coroncina e il suo pacifier. Oh, devo ammettere che è molto carina. Beh ragazzi, cosa posso dirvi dei TLC Critters? Mi ha davvero divertito aprirli in primo luogo e li trovo molto carini. Sono tenerissimi, non sono tantissimi da collezionare e costano abbastanza poco. Li ho pagati 5 sterline l'uno. Vi lascio qui il link a amazon.co.uk dove li ho acquistati. Visto che c'è la Brexit, una cosa positiva è che la sterlina è crollata, quindi ora sono 5 euro e vi consiglio tantissimo di acquistarli. Io li trovo davvero carini e ben fatti. Non capisco perché mettere quella parentesi sulla e la sua amica. Forse hanno pensato al fatto che ormai è di moda, quindi facciamolo anche noi. Idea sbagliata e pessima. Però non sono tantissimi da collezionare, sono fatti bene, sono molto resistenti, mi sono piaciuti tantissimo. Vogliamo sapere che cosa ne pensate nei commenti. Ci vediamo dopo domani con una nuova recensione. Vi ricordiamo che siamo su Facebook, Instagram e Twitter, link in descrizione. Grazie mille per seguirci e sono davvero contenta di averli aperti. Fateci sapere se volete vederne altri su questo canale. E ciao! Peccato che ci siano sempre quelle cose di mezzo. E poi troppi cani, non mi piacciono molto. Mangiano noi forbici, soprattutto il cane di Elisa. Questo mi fa venire in mente, perché non ci sono i corgi? Ma meno male, meno male!